Beh, ciao a tutti, come va? Sono Pasquale e bentornati in un nuovo video del vostro amichevole risparmiatore e investitore della Porta Accanto. Oggi volevo fare un'analisi di un corso da investitori, un corso che mi è stato presentato da diciamo, un collega, se così si può dire, infatti anche lui è su YouTube, Cosimo Ciardo, ciao Cosimo, che qualche tempo fa mi ha intervistato sul suo canale YouTube, che tra l'altro vi lascio qui da qualche parte in descrizione. E oggi volevo un attimino andare ad analizzare questo corso, ricordandovi che non c'è nessuno link affiliato, semplicemente mi ha chiesto di andare a valutare in maniera molto cristallina e molto sincera il corso, e per cui questo ho fatto. Ma lo vediamo subito dopo la sigla. Allora, partiamo prima dal presupposto che io avevo chiesto 500.000 euro a Cosimo per valutare il corso e lui non mi ha risposto. Non so perché. Poi dopo qualche tempo l'ho ricontattato e ho detto sì, vabbè, non c'è problema, lo faccio gratis. Va bene, ciao Cosimo. Niente, questo corso di per sé lo volevo valutare perché appunto mi è stato chiesto dal punto di vista appunto amichevole, nel senso... Pasquale, mi dai il tuo, diciamo così, il tuo parere su quello che è il corso, su come si sviluppa e su quelli che sono i parametri che secondo te andrebbero bene e andrebbero male? E per cui ho detto perché no? Così ho un corso gratis, non guadagno i 500.000 euro che avevo chiesto, però comunque, a parte gli scherzi, è un modo per valutare un po', tutta quella nella melma, insomma, che c'è in giro fra i vari guru, se effettivamente questo corso può essere un ottimo qualcosa da acquistare, appunto. Non so quanto sia il costo del corso, non l'ho chiesto, non mi interessava, mi andava più di andare a valutare appunto quello che nel complesso il corso andava ad offrire, perché poi appunto il prezzo è una questione prettamente commerciale di Cosimo, per cui lascio in mano a lui la parola. Ok, andiamo un attimino a vedere come è composto questo percorso. È un percorso molto particolare perché diciamo, dovrebbe portare chi va a sottoscrivere questo percorso a diventare un trader nell'arco di 100 giorni. È diviso in diversi step, nonché diviso anche in diverse sezioni. La cosa che mi è piaciuta particolarmente è che all'inizio del corso c'è una specie di disegno in cui vengono connesse tutte quelle che sono le argomentazioni del corso. E anche perché sono lì e dove andranno a finire. Questo perché in maniera schematica si vuole dare un po' quello che è il percorso che si andrà a seguire e quali sono i risultati che si vogliono ottenere. C'è una parte live che Cosimo va a tenere sul proprio canale, nel quale vengono discussi appunto delle questioni operative su come si va ad operare ad esempio in opzioni o in azioni e per quale motivo. Questa è una parte molto utile, perché ovviamente insomma, si va a vedere la operatività reale. Poi c'è una parte economica in cui vengono spiegati un po' tutti quelli che sono le connessioni che ci sono fra l'effettivo mercato e quello che è un po' la parte dell'azionario, comunque degli asset, perché si comportano in un determinato modo. Una parte teorica sulle varie cose che vanno a influire e impattare appunto il mercato e così via. Una parte che è molto interessante che è quella del mindset, cioè perché si fanno determinate scelte e perché no, e quali sono le modalità per andare a intervenire su se stessi e per evitare appunto di andare a peccare e andare a creare dei trading fallaci sul mercato. Poi si va a susseguire una parte che va a presentare gli strumenti su come fare trading, per cui quali sono tutte le possibilità, tutti, diciamo, i broker o tutte le operatività che si possono utilizzare per andare a sviluppare il trading e quali sono appunto i più adatti alla singola persona. Vedo che per quanto riguarda il corso, lui presenta molto spesso Interactive Brokers che a livello tariffario sicuramente è uno dei broker più economici, se non il più economico, per andare a fare trading. E viene spiegata sia quella che è l'operatività semplice, ma anche si va un po' nel dettaglio nella parte successiva del corso per andare a vedere una operatività un po' più complessa, che sia un po' più diversa da quella che è la classica conosciuta. Poi si va appunto più in profondità nella operatività e vengono fatti degli esempi pratici, sia come dicevo prima in live, ma anche appunto sulla piattaforma che viene presentata appunto non in live, ma sui video registrati. Si vengono appunto presentate tutte quelle che possono essere le varie modalità di operare su determinati asset.
per fare trading. Le ultime due sezioni, se lasciamo stare quella che è bonus, una si chiama Trading Journey e l'altra un video sugli errori per i neofiti, che sono secondo me due cose che vanno molto a braccetto, nel senso che il Trading Journey va, journey che vuol dire viaggio del trading, va un po' a spiegare tutto quello che è il percorso che andrebbe seguito e come va seguito anche il percorso formativo di questo corso per andare a ottenere i propri risultati. È una cosa che mi è piaciuta tanto, è l'onestà che Cosimo ci mette, dicendo che ovviamente in molti corsi si promettono dei grossi guadagni in poco tempo, e anche questo corso di 100 giorni effettivamente è un qualcosa di molto impegnativo. Non è da tutti riuscire a diventare un trader esperto in 100 giorni, ma il percorso vuole portare a quello, ma non lo si promette, nel senso che si dice appunto che è una cosa molto complessa e solo con l'impegno, con l'esercizio, questo raggiungimento, diciamo questo obiettivo si può raggiungere in un tempo sperato, che è quello di 100 giorni. E poi c'è anche questa parte finale sugli errori che molti neofiti fanno, vengono presentati anche delle operatività per far vedere questi errori, per esempio me ne ricordo una sulle opzioni, far vedere appunto quando si aprono sia una put e una call su un determinato asset, andare un po' ad analizzare quello che è il prezzo delle due, diciamo dei due sottostanti, per evitare che la differenza fra il prezzo della call e della put o comunque della vendita e dell'acquisto delle due operatività possa invece possa andarci a far perdere soldi invece di farcene guadagnare. E questo è una cosa molto interessante, perché è un po' diverso da quello che si trova su molti corsi di parecchi guru che si trovano su YouTube o oltre. L'ultima parte è una parte bonus, che è un accenno molto generico sul mondo cripto, su quelli che sono le possibili piattaforme che si possono utilizzare per investire, quali sono gli errori che si possono fare e quali sono i tipi di operatività che si possono fare, come ad esempio lo staking, l'acquisto, il trading e così via. Per cui alla fine di questo percorso io ho tratto delle conclusioni sia positive che negative su questo percorso. Ovviamente, come dicevo prima, non conoscendo il prezzo non mi esprimo su un lato positivo o negativo del prezzo, non lo voglio sapere perché questa è una parte prettamente commerciale di Cosimo. Lati positivi sicuramente sono che è un corso completo, spazia tantissimo, una parte che pochi mettono nei corsi appunto sul trading è la parte del mindset, della gestione proprio mentale, di come si approccia il mondo dell'investimento a breve e medio termine, che è una parte che a volte viene trascurata, si guardano troppi grafici senza andare poi a approfondire la parte mentale. Una seconda cosa che mi è piaciuta tanto è la spontaneità, nel senso che non c'è uno script scritto preparato su ogni video, ma vedo, o almeno mi sembrava, che Cosimo andasse un po' a ruota libera, dicendo le cose che gli venivano in mente. Ovviamente si seguiva un percorso, ma questo era molto ma molto spontaneo, c'era poca preparazione diciamo meccanica, meccaminosa all'interno del video. È molto organizzato, un'altra cosa che devo dire, per cui è nel senso che questo grafico che si vede all'inizio viene eviscerato poi durante tutto il percorso, e questo diciamo dà al corso, al percorso, una certa organizzazione e quindi una semplicità anche nel seguirlo. E il grafico organizzativo all'inizio appunto dà anche un modo per capire in che punto del percorso ci si trova. C'è una tanta operatività, è una cosa molto interessante, non c'è solo teoria ma ce n'è tanta di operatività sia in live che sui video preregistrati, per cui si va anche a toccare con mano quelle che possono essere le problematiche, le operatività varie all'interno del mondo del trading. C'è chiarezza nell'esposizione, non c'è mai confusione in quello che si dice, il percorso, pur non essendoci uno script, è ben definito, quindi è una cosa molto importante soprattutto per chi è un neofita dell'argomento. La qualità video, quindi dal punto di vista tecnico di come viene presentato il video, è eccelsa. C'è una buona luce, c'è una buona ripresa, c'è un buon utilizzo delle slide, un buon utilizzo dei disegni e, come dicevo prima, la spontaneità della persona nell'utilizzarli. Per cui non credo ci siano difetti espositivi o di qualità dei contenuti, per cui quello che c'è all'interno del corso è valido. Ci sono però alcuni lati negativi che ho trovato, per cui se ci dai un occhio, Cosimo, potresti rimettere a posto queste cose. Ci sono alcuni difetti tecnici, nel senso che in alcune situazioni, secondo me, si poteva andare a lavorare un po' di più su alcuni aspetti. E in particolare mi riferisco a quello che è l'audio, che in alcuni punti lo vedo un po' ballerino, un po' gracchiante, e
diciamo che se uno guarda un video solamente, questo non dà fastidio, però se bisogna guardare un video che ti deve portare a migliorare sui 100 giorni di percorso, a mio parere dovresti prestare un po' più attenzione a quello che è l'audio, che in alcune volte ad esempio si perdeva perché magari parlando verso la telecamera ti giravi per fare un qualcosa e per cui la voce si allontanava come in questo modo e si potrebbe perdere un po' il flusso del discorso. In alcuni punti ti vedevo troppo spontaneo, per cui c'erano un po' quei punti morti che secondo me in un videocorso non ci dovrebbero essere. Questo però è un gusto personale, magari fare un po' più di tagli all'interno di un videocorso lo vedo un po' più facile da recepire per chi sta dall'altra parte. Ovviamente è un gusto personale anche questo, però reputo che dal punto di vista di un corso immediato in cui si debba capire diversi concetti, più si riesce a essere immediati e dare appunto meno pause, meno punti morti all'interno del video, è meglio. Secondo me dall'altra parte c'è piacere ad ascoltare e a guardare il video operativo. Questo porta anche ad esempio ad alcuni video essere un po' più lunghi di quelli che quello di cui secondo me fosse il necessario per andare a eviscerare l'argomento, non di decenni ovviamente, ma magari quei 3-4 minuti in più potrebbero essere più sintetizzati, appunto tagliando questi tempi morti all'interno del video. Per cui a parte questi difettini tecnici, secondo me è un ottimo corso, non so a quanto lo venderai, ti auguro di poterne vendere più possibili, però come dicevo all'inizio, secondo me è un corso molto valido che va valutato appunto dai neofiti che vogliono iniziare a fare trading e vogliono arrivare a un livello, secondo me, per quello che vedo nel corso, intermedio, che permette di essere poi autonomi nel appunto imparare alcune tecniche che possono servire per il futuro. Poi non so se Cosimo stia programmando di fare un percorso un po' più approfondito sul trading, magari che parla di strumenti un po' più tecnici e molto più noiosi, ma magari molto più avanzati, però questo diciamo è quello che ho visto io nel corso. Bene, questo diciamo è un video un po' particolare, non ho mai fatto una recensione di un videocorso, però insomma c'è sempre una prima volta, non so se ce ne sarà una seconda in futuro. Se questo video è stato di tuo gradimento, fammi capire dal punto di vista tecnico se è stato presentato nel modo giusto e poi ovviamente se il corso ti è piaciuto ti lascio qui da qualche parte il link per il canale di Cosimo o anche magari se lui mi fornirà il link per il corso per poterlo appunto andare a sottoscrivere o andare a guardare, magari non so se ha già delle demo per chi è un potenziale cliente. Se il video ti è piaciuto un bel pollice in su e se sei nuovo iscriviti al canale e clicca la campanella delle notifiche per non perderti nessun video successivo. E anche per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!